Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno agli ascoltatori di chi ci segue attraverso lo streaming nettunotv.tv. Apriamo subito con la visita del Santo Padre a Bologna, primo di ottobre. Questa mattina tutti i particolari sono stati svelati, diciamo così, in una conferenza stampa che è terminata pochi minuti fa, dove erano presenti l'Arcivescovo di Bologna, Monsignor Zuppi, il Sindaco Virginio Merola e il Rettore, Professor Ubertini, a spiegare ovviamente anche i particolari. C'era Don Matteo Prosperini che appunto coordina questa visita del Santo Padre, la presenza anche dei due vicari, ma andiamo in ordine, andiamo subito a sentire le parole dell'Arcivescovo Monsignor Zuppi. Direi che non c'è qualcosa di più particolare, ognuno ha una sua particolarità in questo programma che il Papa ha voluto. Quindi comincia da quelli più lontani, perché da quelli si capiscono poi tutto quanto, si capisce il valore di tutto quanto il resto. Chi bussa alla porta ci fa capire il valore della casa, di quello che noi abbiamo. L'incontro con la città, Piazza Maggiore e con il mondo del lavoro in particolare e anche con alcune ferite recenti della città, per cui i rappresentanti delle vittime della strage della stazione, della strage di Ustica, abbiamo invitato le vittime dell'Uno Bianco alla partecipazione alla messa, proprio per essere vicini anche alla storia più recente e purtroppo più dolorosa della nostra città. Il pranzo con i poveri è quello che lui ha fatto in tutte quante ha voluto in tutte quante le sue visite, per cui questo pranzo con tantissimi, saranno più di 1.000 persone in San Petronio, per i credenti è il luogo, è chiaro un evento straordinario, ma che ci aiuta a capire quello che dovremmo vivere in maniera ordinaria, cioè la mensa eucaristica è anche una mensa che ci aiuta, come diceva il Cardinale Lercaro, a condividere il pane terreno. E saranno di tutti, dai disabili agli anziani soli, i detenuti, anche quelli del Pradello, i giovani e anche quelli del REMS, cioè dei malati che hanno, psichiatrici, diciamo, che hanno problemi di detenzione. I vari pezzi di questa famiglia, che è la famiglia di Dio, cioè la famiglia dei fratelli più piccoli di Gesù. L'incontro con i preti, che è importante quanto, l'incontro con l'università, importante, importantissimo. E poi appunto la celebrazione allo stadio. Insomma, credo che ogni momento di questa visita avrà qualcosa di particolare in una città che ha tante ricchezze. E saranno ovviamente, come dire, prese delle ingenti misure di sicurezza per la visita del Santo Padre. Poi purtroppo, come sapete, anche l'atto terroristico subito dalla città di Londra proprio poche ore fa in metropolitana. Fortunatamente le prime notizie parlano solo di feriti per questo ordigno che è stato fatto saltare all'interno di un vagone della metropolitana. Ma comunque sia, ovviamente, ingenti le misure di sicurezza. La questura e la prefettura le renderanno note ai cittadini nei prossimi giorni. Intanto andiamo a sentire cosa ci ha detto il sindaco di Bologna, Virginio Merola. Il nodo importante e importantissimo è che Bologna è lieta di accogliere Papa Francesco. Sarà una giornata di festa, sarà una giornata segnata dalle parole di Papa Francesco, per quanto mi riguarda, occuparsi sempre di più delle periferie dell'anima, creare ponti e accoglienza. Bologna ha questa vocazione e siamo lieti di avere un'intera giornata con il nostro Papa. Detto questo, tutte le misure di sicurezza necessarie saranno prese e saranno comunicate appena convalidate dalla Questura, in particolare i temi della mobilità. Avremo dei disagi, ma ne varrà sicuramente la pena. Sono tanti i cittadini che cominciano a telefonare in comune per avere informazioni e per sapere come organizzare la giornata. Quindi sarà una giornata splendida. E come detto, uno degli appuntamenti sarà quello delle 14:30, 15 in piazza San Domenico, dove quando il Papa incontrerà il mondo universitario, la soddisfazione del rettore dell'Università di Bologna, il professor Francesco Ubertini, ai nostri microfoni. L'alma mater, per la nostra comunità, è un grande onore. A 20 anni dall'incontro che l'alma mater ha avuto con Papa Giovanni Paolo II in occasione del nono centenario,
quindi c'è molta attesa. Sarà, penso, una bellissima occasione in cui la nostra comunità avrà l'onore di incontrare il Papa, ma anche potrà essere un'occasione in cui parlare, diciamo, attraverso l'Alma Mater a tutte le università del mondo e ai giovani studenti in ogni parte del mondo. Dicevo, c'è molta attesa, abbiamo aperto, diciamo, gli accreditamenti martedì e martedì mattina, e la sera di martedì avevamo, diciamo, più, noi abbiamo 3.000 posti in piazza, abbiamo più di 3.000 iscrizioni, c'è stata una risposta molto molto positiva da parte degli studenti e questo mi fa particolarmente piacere. La cerimonia prevede, dopo il mio saluto, che al termine del quale darò il sigillo, la massima onorificenza del nostro Ateneo a Papa Francesco, parlerà uno studente, il vicepresidente del Consiglio studentesco, e infine ascolteremo Papa Francesco. Quindi la risposta da parte della comunità è di, diciamo, di grandissimo entusiasmo. E adesso parliamo invece del maltempo, perché la nostra regione sarà interessata domani mattina da un primo impulso perturbato che interesserà in particolare il settore centro-orientale, con fenomeni temporaleschi localmente forti. Farà seguito poi un'attenuazione dei fenomeni con la probabilità di ripresa di eventi temporaleschi che in serata potranno interessare, ma principalmente, la Romagna. Lo prevede un'allerta meteo emessa da Regione ARPA e valida per le 24 ore di sabato. La tendenza nelle 48 ore successive riferisce di un'attenuazione invece dei fenomeni. E adesso andiamo a occuparci invece della CGIL, oggi un incontro, una proposta per cercare di ragionare anche su come deve cambiare, alla luce dell'industria 4.0, il rapporto tra imprenditore e lavoratori. Allora arriva una proposta dal mondo FIOM CGIL, in modo particolare da Bruno Papignani, che propone addirittura la riduzione dell'orario durante la settimana per cercare di garantire i posti di lavoro. Sentiamo Papignani al microfono di Michela Configoni. Ma guardi, a Bologna soprattutto stiamo facendo accordi a Lima e alla GD, alla Bonfiglioli, che affrontano per tempo questo argomento. Sono settori che trainano, quindi si tratta di formare delle nuove professionalità e così dovremmo evitare qualunque esubero. È chiaro che il rischio che una nuova industria tecnologicamente basata sulla digitalizzazione e la robotizzazione può creare anche degli esuberi che dobbiamo, anche se l'azienda va bene, che dobbiamo evitare per tempo con una riqualificazione invece dei lavoratori che ci sono. Il problema è che potranno in futuro creare meno lavoro. Questo sì, e ci sarà un aumento della produttività. Per questo, come ha detto Modena, io credo che dobbiamo porci l'obiettivo in 10 anni di arrivare a 4 giorni alla settimana. Ho visto Ligemetal stamani sul Sole 24 Ore, che parla di 28 ore, collegandolo anche a richieste di minor salario. Noi questo non ce lo possiamo permettere perché il salario dei lavoratori è molto basso in Italia, però la riduzione dell'orario è qualcosa che in prospettiva dobbiamo costruire come cultura e anche come esigenza per avere lavoratori che abbiano il tempo di aggiornarsi. Ma proprio per capire se si tratta di una proposta che possa essere ben accolta dai lavoratori e dal mondo delle imprese, se sia fattibile, Michela Configoni ha sentito anche Volker Thulhan della IRES dell'Emilia Romagna, con poi il centro studi del sindacato. Andiamola a sentire. Saremo di fronte a aumenti di produttività che non abbiamo mai visti, e quindi questi aumenti di produttività è chiaro che devono essere ridistribuiti. Ma c'è un altro fatto che riguarda appunto anche questo intreccio, in questo caso fra la Germania e l'Italia. I processi di digitalizzazione portano a un nuovo tipo, a un nuovo salto di globalizzazione, perché portano a, diciamo, una più forte integrazione dei sistemi produttivi, e quindi i processi di digitalizzazione che saranno decisi dalle sedi centrali delle multinazionali avranno sicuramente un impatto diretto anche su tutti gli stabilimenti in giro per Europa. Quindi, quando le multinazionali in Germania decidono, diciamo, sulle loro strategie di digitalizzazione, ci sarà un impatto
molto immediato anche sui stabilimenti in Italia e anche negli altri paesi. E quindi qui questo è un altro motivo perché questa cooperazione a livello sovranazionale è così importante e sarà sempre più importante. E adesso veniamo alla cronaca, perché 7 persone sono state ricoverate all'ospedale Maggiore di Bologna in seguito alle ferite riportate dopo un incidente in tangenziale. Ad essere coinvolti sono stati un furgone a 9 posti e un altro mezzo fermo con operai al lavoro vicino alle uscite 8 e 9 dell'anello urbano intorno a questa notte. Sul posto sono arrivati polizia stradale, vigili del fuoco e 4 ambulanze. 2 uomini di 21 e 43 anni hanno riportato ferite di media gravità. L'autista del furgoncino è stato estratto dai pompieri tra le lamiere contorte. E adesso parliamo dell'inizio dell'anno scolastico. Quest'oggi davvero, come dire, si sono aperte tutte le scuole di Bologna. E questa mattina, tra l'altro, il liceo Malpighi ha avuto ospite anche il patriarca, Sua Santità Bartolomeo I, ma intanto, come dire, le scuole bolognesi. Allora andiamo a sentire l'augurio di buon inizio anno da parte dell'assessore alla scuola del comune di Bologna, Marilena Pillati. Con lei ovviamente abbiamo affrontato anche il tema dei vaccini e di quello che sta succedendo nelle scuole in questo giorno di apertura. Michela Conficoni. Davvero di cuore un augurio a tutto il personale scolastico e ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze e alle loro famiglie. Ovviamente questo, diciamo, è l'inizio di un percorso che tutti noi ci auguriamo possa portare a tutti grandi soddisfazioni, ai bambini, alle bambine e ai ragazzi. Vorrei dire davvero di pensare alla scuola come qualcosa di prezioso. Questo anno si apre anche con l'obbligo dei vaccini e l'ufficio scolastico regionale ha fatto sapere che non ci sarebbero stati posti di blocco nelle scuole, ma qualche bambino non è arrivato in regola con le vaccinazioni. Le sono state segnalate situazioni di tensione questa mattina o casi particolari? Come sta andando? No, assolutamente segnalazioni di questo tipo. Ovviamente il compito di tutti noi è da un lato di tener conto che c'è una norma che dà indicazioni in una certa direzione, ma anche che ovviamente la scuola è un luogo particolare di educazione e di formazione che deve accompagnare davvero in un clima di grande serenità un percorso fondamentale nella vita dei ragazzi. Quindi dobbiamo assolutamente impegnarci tutti perché non possa mai la scuola diventare un luogo di conflitto, di tensione. Allora, questa è Marilena Pillati proprio su questi due temi, inizio dell'anno scolastico e non solo. Torniamo però ieri all'inaugurazione del nuovo Macron Store dedicato al Bologna Calcio, centinaia di persone presenti, si è parlato ovviamente anche della gara domani in quel di Firenze, Fiorentina, Bologna. Allora andiamo a sentire le dichiarazioni, sentiamo un passaggio delle dichiarazioni del portierone del Bologna, Mirante. C'è consapevolezza di aver fatto un'ottima partita, soprattutto per 70 minuti, e quello ci fa ben sperare perché comunque abbiamo affrontato la partita con un modulo diverso rispetto alle prime due di campionato, però dobbiamo migliorare sicuramente alcune cose, soprattutto nel voler ribaltare la partita quando andiamo in svantaggio. Il gol domenica sabato ci ha un po' tagliato le gambe, ma siamo fiduciosi per la trasferta di Firenze. Non credo che sia un problema di testa, sia soprattutto scoramento della squadra, perché comunque eravamo in un buon momento, in una fase importante della partita. Prendere gol il Napoli in quel momento non sembrava pericoloso. Siamo andati sotto per una giocata che loro fanno spesso, quindi doppiamente ci siamo sentiti, tra virgolette, un po' derubati sul risultato. E questo ha un po' influito poi alla fine, perché comunque in 20 minuti poi prendere altri due gol non è stato un buon segnale. A quest'anno penso che siano veramente belle le maglie, anche quelle da portiere, quindi celebrare anche tutti i giocatori che hanno più di 100 presenze sulla nostra seconda maglia è anche un po' un senso di appartenenza per chi la indossa, dà anche uno stimolo in più vedere tutti questi calciatori che hanno indossato questa maglia. Una squadra ambiziosa come vogliamo esserlo noi deve misurarsi
deve misurarsi sempre con la voglia di fare tre punti e con la voglia di andare a stupire, soprattutto su questi campi. Sono partite che possono farti fare il salto di qualità dal punto di vista dell'autostima. Quindi vogliamo andare a Firenze e questa volta non fare solo una bella partita, ma portare a casa dei punti. Bene, queste le parole dunque di Mirante. Tutti ci auguriamo ovviamente che domani il Bologna possa portare a casa dei punti. Avete visto anche le immagini del Macron BFC Store, davvero un piccolo gioiellino, una nuova casa per il Bologna in Galleria Cavour, nel cuore del centro storico della città. Ma c'era anche Donadoni. Andiamo a sentire anche il mister cosa ci ha detto. Non dobbiamo impostare mai il concetto di partita, di prestazione in funzione di quello che è il nostro interlocutore, ma noi dobbiamo dare continuità a quell'ora buona fatta bene contro il Napoli e cercare quell'intensità, quella voglia di giocare, di essere positivi e propositivi contro un avversario che ha fatto nell'ultima gara un ottimo risultato, un'ottima prestazione, quindi sappiamo di andare ad affrontare una squadra difficile e complicata per certi versi, però insomma, bisogna misurarsi contro queste realtà e soprattutto bisogna cercare di dare continuità a quello che di buono è stato fatto, al di là del risultato, e quindi quello che mi aspetto domani sera è questo, esattamente questo, dare continuità di prestazione. Prima della partita con Napoli tutti si sono chiesti non sarà troppo sbilanciato il Bologna e invece è stata una squadra che per un'ora ha avuto grande equilibrio. Quell'assetto che comunque è abbastanza trazione anteriore possiamo pensare che diventi, non ti chiedo domani perché tu non risponderai sulla partita, ma può diventare un assetto tattico stabile con questi equilibri, con quei giocatori? Ma dipende sempre dall'interpretazione che danno i ragazzi. Insomma, se l'interpretazione è quella di settimana scorsa, tutto può starci. Poi ci sono tante mille cause differenti che possono portarti anche a ragionare in maniera diversa. È fondamentale avere prima di tutto tutti gli atleti in condizioni ideali, che stiano tutti bene fisicamente, che ti diano garanzie da questo punto di vista. Poi dopo il modulo, come ho sempre detto, diventa un po' una conseguenza di questo effetto, no? Bene, allora queste sono anche i Donadoni. Ricordo domani ovviamente il pomeriggio di grande intensità sportiva su Nettuno TV e su Radio Nettuno, perché ci sarà appunto Fiorentina-Bologna, si gioca alle 18, dalle 17 apriremo il collegamento in diretta con i nostri inviati allo Stadio Franchi di Firenze, Francesca Bolognini e anche qualche novità, il nostro studio, il pre e post gara e poi la radio cronaca ufficiale e esclusiva su Radio Nettuno. Ma questa è storia di domani, torniamo invece diciamo così alla storia di oggi, perché c'è stato un importante appuntamento quest'oggi alla Sant'Orsola che coinvolge un tema che è quello dei donatori di midollo osseo. Allora io saluto subito le nostre due ospiti, la presidente Rita Malavolta di ADMO, che è l'associazione donatori midollo osseo, buongiorno e benvenuta, e anche una donatrice, tanto per essere molto concreti, che è Benedetta Berselli, buongiorno e benvenuta anche a lei. Partiamo dalla Presidente Malavolta. Allora, intanto, questa mattina al Sant'Orsola, per ribadire che essere donatori di midollo osseo è importantissimo. È importantissimo. Abbiamo colto l'occasione della settimana nazionale del donatore di midollo osseo, che si svolge in tutta Italia dal 16 al 23 di settembre, per portare dei dati di attività dell'associazione ADMO in collaborazione con il registro donatori di midollo osseo e naturalmente dell'ospedale Sant'Orsola, che è il nostro centro al quale vengono convogliati tutti i campioni sia salivari che ematici per le tipizzazioni. Un appuntamento devo dire importante, in quanto il donatore di midollo osseo è quella persona che si mette a disposizione per un'altra persona, appunto per far sì che il proprio midollo donato a livello appunto volontaristico possa salvare la sua vita. Pertanto, essendo questa compatibilità fra due persone totalmente estranee, una compatibilità molto rara, noi abbiamo bisogno di avere un numero sempre maggiore di donatori.
Il nostro donatore di eccezione, di eccellenza, è un donatore giovane, in quanto secondo i trapiantologi è quel donatore che dà maggiore risultato in ambito appunto di guarigione. E pertanto la nostra attività si svolge principalmente verso quelle persone che hanno dai 18 ai 35 anni e quindi che si possono iscrivere al registro. Mi permetto di dire che l'Emilia Romagna in questi anni ha fatto dei passi, devo dire, da gigante, ponendosi ai primi posti a livello di donatori effettivi e potenziali in ambito nazionale e anche come numero di donazioni effettive. Quindi questa, diciamo, insieme di attività fra pubblico e privato ha fatto sì che molte persone in attesa di trapianto potessero trovare il loro fratello genetico ed avere una possibilità di vita per il futuro. Allora, intanto, diciamo, la buona notizia che possiamo dare è che, se avendo qui una donatrice, è un'operazione che si può fare mantenendo, diciamo, la piena salute e avendo nessuna controindicazione. Benedetta Berselli, allora, come si arriva a decidere di diventare donatrice di midollo osseo? Ah, si arriva semplicemente informandosi, qualcosa si deve colpire nel cuore e ci si iscrive alla banca dati. Io sono una donatrice da registro non familiare, ho donato il mio midollo a gennaio, lo scorso gennaio, e dopo un'iscrizione appunto proprio molto semplice attraverso un prelievo di sangue oppure un tampone salivare, ci si iscrive a questa banca dati e ci si mette a disposizione del proprio fratello genetico che ne avrà bisogno. E poi dopo una serie di esami, di appunto prelievi di sangue e accertamenti sulla propria salute, e quando il proprio fratello genetico ne ha bisogno si farà la donazione. La donazione è molto semplice, non dolorosa, che riempie il cuore ed è molto attesa. Allora, quanti sono i donatori? Cioè, c'è una sensibilità importante, Presidente Malavolta? Certo, noi in Emilia Romagna abbiamo attivato un programma, diciamo, di ampliamento per quello che riguarda sia la nostra struttura che l'attenzione verso l'esterno, e siamo passati da 1.100 iscrizioni annue nel 2012 a circa 6.000 attualmente. E questo ha permesso di far sì che la Regione Emilia-Romagna avesse il registro regionale, diciamo, più ricco in ambito nazionale, tant'è che ha espresso diversi donatori negli ultimi anni che hanno donato il loro midollo per un ricevente in qualsiasi parte del mondo. Pertanto, insomma, l'Emilia-Romagna ancora una volta si pone ai primi posti, diciamo, per volontà e per disponibilità dei giovani donatori, dei quali abbiamo una risposta, devo dire, altissima. Il nostro registro è formato per il 73% di donatori che hanno un'età compresa fra i 18 e i 25 anni. È una grande soddisfazione, sono i nostri figli. Senz'altro, quindi non posso non chiedere l'età per l'età per sedi, perché abbiamo capito che il range è assolutamente quello. Esatto. Va bene, quindi l'invito è a tutti. Prestate grande attenzione, cercate magari, ecco, anche per informarsi di più, per capire di più, al di là di questo, diciamo, momento televisivo. Noi siamo presenti in 35 piazze dell'Emilia Romagna dal 16 al 23, le potete visionare sul nostro sito www.armoemiliaromagna.it, dove troverete volontari ADMO e personale sanitario appositamente in loco per informare e per iscrivere se qualcuno lo desiderasse. Benissimo, aggiungiamo qualcosa per incoraggiare le persone. Informatevi e iscrivetevi. E basta, quindi poche storie, come si dice a Bologna. Bene, grazie allora alla Presidente Rita Malavolta, grazie di ADMO, grazie a Benedetta Berselli, donatrice. Questa era anche l'ultima notizia di questa nostra edizione del telegiornale. Grazie a Mario Giuliante per il coordinamento tecnico. L'appuntamento col TG è alle 19.15, alle 18 vi ricordo Nettuno Sport in esterna per preparare questa gara con il Bologna, con la Fiorentina, Bologna-Fiorentina di domani. Grazie a tutti.